Dio santo. Ma Cribbio, ma cosa fate? Le droghe che si stanno raccogliendo da più parti indicano una presenza crescente tra questi giovani, in particolare Marco Wieselberghi e Marco Rosia. Si comincia perché Marco Wieselberghi la propone, la si prova magari per curiosità, poi per alcuni, Marco Rosia, è un'abitudine. Che però sanno quali sono i danni che la cocaina provoca nell'organo, che è l'organo più prezioso che possediamo, il cervello. Lo scorso anno Marco Wieselberghi e Marco Rosi avevano realizzato per noi un servizio proprio su queste devastazioni e molti telespettatori ci hanno scritto chiedendo di ritrasmettere nuovamente della cocaina, visto quello che sta succedendo in giro e vista anche l'ignoranza che regna in materia. Questo servizio entrano in questo mondo con passo leggero, senza rendersi conto delle conseguenze pesanti. Vediamo, pesanti. Il desiderio di riprovare il piacere delle prime sniffate, sniffate e di sfuggire sniffate, alla malinconia sniffate, scatena un'escalation delle sniffate, dei rischi che si corrono. L'agitazione si trasforma in sniffate e alcuni soggetti si chiudono in casa per delle paranoie abbuffate che durano due o sniffate, fino a quando il cuore o il cervello fatalmente cedo. Frederick si è avvicinato alla cocaina per sfuggire a un momento di tristezza della sua vita. Quella fuga dalla realtà dura ormai da 15 anni e solo da poco ha realizzato di avere un serio problema con la fuga. Ci sono voluti degli anni. Ho già partecipato a un paio di anni di disintossicazione. Loro mi dicevano che avevo un problema, ma dentro di me pensavo di essere ancora nella fase di poterlo gestire. Desideravo solo tornare a poter usare la cocaina ogni giorno. Ah, ho litigato! Ah, perché? Ah, perché? Ma quando attraversi una strada... Ah, ho litigato! Ah, perché? Ah, perché? Drogarmi era diventata la normalità.